Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti su Lele King TV e con il cielo mi manca della raccolta figurine calciatori 2019-2020. Abbiamo queste figurine da attaccare sul nostro album che sono dello spacchettamento che abbiamo fatto domenica, quindi troverete il link qui in allegato, diciamo così, sulla i di informazioni e a fine video, ragazzi, quindi potete andarvi a cercare il link del video in questione, o se volete andate a cercare la playlist sul mio canale e potete trovare il video di domenica in cui poi abbiamo fatto anche i saluti. Quindi questo è per chi magari è la prima volta che vede un video di Lele King TV. Iniziamo subito con questo ce l'ho mi manca. E la prima figurina che abbiamo è dell'Atalanta e è l'autobus dell'Atalanta e infatti è la parte che ci manca. Per completare l'autobus li sto completando tutti, ragazzi, e sono inutili secondo me. Va bene, comunque lasciamo perdere questo discorso. È proprio la parte in cui si vede lo stemma della dea. Andiamo ad attaccare questa figurina, che è la numero 33. Trentini. Ecco qua, a posto. Poi, seconda figurina, non è del Bologna, quindi saltiamo il Bologna. Non è del Brescia, ma è del Cagliari ed è Robin Olsen, portiere svedese che il Cagliari ha preso in prestito dalla Roma in questa stagione. Portiere che l'anno scorso, secondo me, ha fatto un buon inizio di campionato, poi ha avuto un paio di incidenti, diciamo così, di percorso e da lì non si è più ripreso. È stata poi una papera dietro l'altra, però devo dire che adesso a Cagliari, bene o male, si sta riprendendo piano piano. E il numero 97, anche questa ci manca, Robbie Olsen, svedesone del Cagliari. Anche perché è alto 1,96 m, ragazzi, eh? Uno spilungone. Poi la 99, che è Mattiello del Cagliari. Andiamo avanti, arriviamo alla Fiorentina con il 136 Zurkowski. Un giocatore polacco della Fiorentina. Questa è la sua prima stagione in Serie A. Come possiamo vedere dalla figurina in cui c'è questo sole. Quanto c'è questo sole significa che è la prima stagione in Serie A per un giocatore. Ok, poi passiamo dalla Fiorentina al Genoa con la 153, dove abbiamo Romero, giovane difensore argentino, classe 1998, che se non sbaglio già è stato acquistato dalla Juventus. Adesso non so se se è proprio il titolo definitivo, se non ho capito bene com'è la questione. Comunque penso che l'abbia acquistato a titolo definitivo e l'ha lasciato in prestito un anno al Genoa, se non sbaglio è così. Poi giriamo pagina, stiamo sempre nella pagina del Genoa, dove abbiamo Sean e Pandev. Pandev che ha segnato un gol nella partita di domenica contro la mia Roma, che poi il Genoa comunque sia ha perso comunque. Ecco qui. Mettiamo anche questa, poi passiamo a Lecce con la figurina numero 296, quindi dobbiamo saltare il Verona, sta facendo un grande campionato. L'Inter, la Juventus, la Lazio che sta facendo un altro bellissimo campionato e andiamo a Lecce con la 296, abbiamo Lucioni, eccolo qui. Poi abbiamo Imbula o Imbula, adesso non so bene come si pronuncia, comunque giocatore che da giovane era una promessa che non è mai sbocciata, adesso è un classe 1992.
e che quest'anno il Lecce è riuscito ad acquistare. Poi abbiamo Shakov col 310, anche questa ci manca. Un giocatore ucraino, anche per lui debuttante in questa Serie A. È lo stadio del Lecce. Poi passiamo al Milan, dove abbiamo la 345 che è Leao, giocatore portoghese, anche per lui debutto in Serie A quest'anno. E poi abbiamo lui, Piontek, giocatore polacco, che l'anno scorso il Milan ha acquistato dal Genoa proprio nel mercato di gennaio. Giocatore che ha avuto un ottimo inizio di campionato con il Genoa, ha fatto veramente tantissimi gol. Adesso non ricordo quanti ne ha fatti, ma ne ha fatti veramente tanti. Il Milan l'ha acquistato e da lì poi dopo, ragazzi, non si è più rivelato quel bomber che ci si aspettava. Piontek, eccolo qui. E poi qui abbiamo la Roma, e della Roma abbiamo trovato, saltiamo il Napoli, di cui abbiamo veramente pochissime figurine, il Parma, e andiamo alla Roma, dove abbiamo trovato Nicolò Zaniolo. Ecco qua, Nicolò Zaniolo, che conoscete tutti e che purtroppo si è infortunato. E per lui stagione finita, sicuramente anche è sfumata anche la convocazione in nazionale per quanto riguarda l'europeo di Euro 2020. Dai, forza Nicolò, torna presto a giocare come sai fare. E intanto poi abbiamo trovato anche l'autobus della Roma 439, che ce l'abbiamo doppione. Primo doppione, questo ce l'ho, mi manca. Poi abbiamo la 470 del Sassuolo, che mi manca, che è Ferrari. E479 Muldur, giocatore turco. E poi abbiamo Magnanelli, giocatore d'esperienza del Sassuolo. Poi passiamo alla SPAL con la 505 che mi manca, che è Igor, giocatore brasiliano, anche lui debutto in questa Serie A. Poi abbiamo la 551 che è del Torino, che è la formazione, eccola qui, 551 che va sopra. Poi sempre del Torino abbiamo la 552 che è la maglia. Poi abbiamo dell'Udinese la 568, Sema. Poi abbiamo la 585 che è l'Empoli, sì, l'Empoli del calcio femminile però. Poi niente, oggi le pagine non vogliono scorrere. 585 l'Empoli, che ci manca.
Poi abbiamo la 624 che ci manca con Proia del Cittadella. Poi abbiamo Vita. E Gargiulo abbiamo della Cremonese 636 che ci manca, che c'è Agazzi, Ravaglia e Dos Santos. Figurina che poi abbiamo trovato un'altra volta, quindi è doppione. Poi abbiamo la 669 della Juve Stabia, che ci manca, è la prima figurina di calciatori, perché poi abbiamo la squadra lì completa che mettiamo su questa squadra. C'è Di Gennaro, c'è Carlini e c'è Mezzavilla. Un giocatore brasiliano. Poi abbiamo lo scudetto col 687, che è lo scudetto di Pescara e Pisa. Poi ...703 è il Pordenone, che ce l'abbiamo, la formazione Pordenone, e poi abbiamo la 704, sempre il Pordenone, dove c'è De Gregorio, portiere, Bindi, non Rosi Bindi, ma Giacomo Bindi, e Stefani. Ok, e poi abbiamo l'allenatore della Serie B col 762, sono due allenatori. E c'è Breda per il Livorno e Oddo, ex giocatore anche della Lazio e del Milan per quanto riguarda il Perugia. Ragazzi, per questo ce l'ho mi manca è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!